inizia la discesa a Perù. Prima tappa, Loja, la città di Loja. Visiteremo la città solamente per un giorno, quindi diamoci dentro, velocità, energia e iniziamo. Anche qui a Loja, prima tappa, non poteva mancare panateria e ce ne andiamo al gate della city, alla porta d'entrata della città. Sono 10 minuti camminando e si arriva all'ingresso principale, la porta della città di Loja. Si entra e una volta passato questo ingresso sei ufficialmente a Loja. Wow! Ci troviamo nel punto più alto della città, nel parco principale, il parco più grande, e si vede tutta Loja dall'alto. La colazione nel mercato di Loja. Adesso si parte direzione Vilcabamba per la seconda tappa della mia bajada a Perù. Manca poco, mancano 2 giorni e si entra a Perù. Finalmente è arrivato a Vilcabamba, l'ultima tappa della mia discesa a Perù. Sono in questo incredibile ostello che si chiama Valle Sagrada, che è proprio a 100 metri dal terminale del bus. Vilcabamba è il paese più longevo di tutto l'Ecuador. C'è stata una persona che aveva 136 anni. Domani si entra in Perù, però ancora non so dove andrò, se a San Ignacio o a Jaén. Ho trovato un altro sentierino che fa tutto il giro del paese dall'esterno, passando a fianco al fiume. Sembra più carino di andare alla solita cascata. C'è molto più ombra qui, molta più natura, e ci facciamo questo sentierino. Stupendo questo sentiero, dappertutto sono piante di caffè così buttate lì, banane ovviamente, immancabili banane sono tornate, piante di ogni genere, figata pazzesca ragazzi. We'll be right back.
quasi 5 mesi di sentieri ne ho fatti tanti e di posti ne ho visti tanti. Però com'è bello come sto sentiero? Veramente pochi. Tornati dal sentiero ed è subito a menù del dia. Ho appena scoperto che c'è un piccolo ristorante proprio dove l'hotel dove sto, a fianco, che è lo stesso proprietario. A $2.50 ti fa il menù del dia, con zuppa, carne, riso, arroz, solite cose. Inizia questa grande avventura, questo viaggio che ci porterà a Jaén, in Perù. Siamo entrati nella parte finale dell'Equatore, nella parte dell'Amazzonia finale, l'ultima regione prima di entrare in Perù. Este viaje è peor di quando hizo la tratta in Colombia di Neiva a Popayán, mucho peor. Media ora per hacer gasolina. Io tengo il passaporte pronto, attraversiamo il confine, siamo già in Perù, andiamo all'altro lato a mettere lo stamp peruano. Si attraversa il classico ponte con alcuni metri e siamo in Perù. In questo momento siamo in Perù, appena entrati, andiamo a mettere lo stampo. Ci siamo ufficialmente regolari in Perù. Stampato il passaporto, ci abbiamo altri 90 giorni, li faremo tutti e iniziamo a visitare il Perù. Iniziamo da Jaén. Su un poco non potrei faltare la prima comida del mercato con il secco de res. Empezamos a descubrir la comida peruana aquí en el mercado. Aquí estamos en la Plaza de Armas de Jaén, primera etapa de mi nueva experiencia en Perú. La città è nada di bonita, nada di turistico, non tiene nada, però è giusto la prima città di frontera. Come tutta la città di frontera, sono tutti fea e non tiene assolutamente nada per los turisti. Però qui stiamo, sfruttando, conoscendo nuova persona, nuova gente, provando nuova comida, mirar nuove cose. È sempre bonito conoscere más. Questo è tutto. E questa città, la cosa che mi dà molta risa, tiene trisimodo in tutto il lato, motos, e la gente qui basicamente si muove solo in trisimodo. Per fare 50 metri, trisimodo. Per andare a comprare il pan, trisimodo. Dalla città di Jaén è tutto. Por fin cerramos il capitolo Ecuador e apriamo un nuovo capitolo, il capitolo di Perù. Un saluto a tutti, amigos, stay global. Seguitemi sempre, suscribire al mio canale, che lo vamos a passare molto bene.